squadra, Vincenzo, Andrea, Giovanni, Gianmarco, Francesco ancora, Davide, Daniela, un applauso per Daniela, grazie, poi c'è Roberto, Anna, Beatrice, un applauso per Beatrice. Ovviamente decidete voi se mettere tutto lo spicchio oppure meno, questo lo lascio a voi. Poi ovviamente si aggiungono tutti gli ingredienti e poi l'olio. Quindi direi che a questo punto siamo pronti per partire. Allora aspettate, aspettate a muovervi, devo darvi il via. Oh ragazzi, oh. Allora, 10 minuti di tempo, pressure test, giù le mani, bellissimo. Allora, contate insieme a me, 3, 2, 1, andiamo via, ok? Fatemi sentire una prova, 3, 2, 1. Dai, 3. Ok, più energia. Ripetiamo. Meglio. Ok, allora facciamo l'ufficiale. 3, 2, 1, via! 10 minuti di tempo per preparare il pesto alla genovese, il pesto ligure. Allora, qua dietro c'è sempre Daniele, lo chef di produzione. Facciamo un applauso a Daniele, lo chef di produzione, che gira lì e guarda e osserva. Allora, tutti ovviamente si sono buttati sull'aglio perché l'abbiamo suggerito, però dai, un piccolo aiutino. Vi assicuro che cucinare davanti a tutta la gente che vi guarda, che sia una cosa semplicissima o difficilissima, è la stessa cosa, perché vi tremano le mani, che non si riesce a fare niente in questo momento. Allora, ve lo dico così per informazione, il pesto è già stato lavato, così siete tranquilli, non... Ok, allora vedo delle azioni, diciamo, con il mortaio, con il pestello, diverse. Vi do un altro aiutino. Non bisogna pestare, ma bisogna ruotare per far uscire gli oli essenziali contenuti nel basilico, affinché appunto sia bello profumato, venga un pesto buono, bello verde soprattutto. Quindi mi raccomando, l'azione che state facendo a livello meccanico non è quella di pestare, ma è quella di girare il pestello per appunto spremere fuori tutta l'essenza del basilico. Poi ovviamente si aggiungono gli altri ingredienti e si forma una delle salse più famose al mondo. Un consiglio che vi do è: non abbiate troppa fretta, ogni ingrediente va lavorato bene, con calma, avete tempo, eh? Allora, ciao, come ti chiami? Luna, hai mai fatto il pesto tu? A volte. Vedo un po' in difficoltà con questo arnese, non l'hai mai usato? Sto tentando di usarlo al meglio possibile, ma ce l'ho di legno a casa. Ah, ce l'hai di legno, quindi... Però devi, guarda, fai girare, fai ruotare un po' anche così proprio. Deve proprio ruotare intorno alle pareti, capito? Così bisogna formare una sorta di crema, ecco. Oh, vediamo qualcuno che è un attimino più lanciato. Beh, la signora vedo che viaggia alla grande. Tu l'avevi già fatto, giusto, il pesto, se non sbaglio? Qualche volta. Ma usi il frullatore a casa? Lo fai così a mano? Sì. Insomma, sei una veterana. Sì. Ok, mi raccomando, una cosa. C'ha quattro figli la signora, quindi quattro figli che mangiano. Allora, come vi ho detto prima, intanto che loro vanno avanti a cucinare, MasterChef inizia il 18 dicembre. Se facciamo due conti, 18 dicembre è un giovedì, giusto? Natale, guarda caso che giorno è. Giovedì? E allora giovedì cosa fate? 7 minuti! Vi riunite tutti in famiglia e guardate MasterChef! Il primo dell'anno è? Giovedì, ancora giovedì! E cosa fate giovedì? Dormite? No, ci si sveglia alle 9 e si guarda MasterChef! Quindi mi raccomando, non perdetevi le puntate di MasterChef su Sky 1, eh! Allora... Ti vedo un attimino in difficoltà. La sto asciugando bene. La stai asciugando? La signora vuole curare bene nei particolari tutto, giusto. Come va, Cristian? Benissimo. Non avevi mai fatto? No. Mai. Perfetto. Però dai, cioè, con l'impegno... Vincenzo? Mai fatto. Mai fatto?
hai fatto cos'è quel, un, però tu Vincenzo forse stai procedendo nel modo giusto, eh. Andrea, tu prima volta? No. Ah, cucinato? A mezzaluna però. A mezzaluna? C'hai questo baffetto bello. Oh, Giovanni. Uè, ciao. La teoria conoscevo bene, ho sempre fatto un frullatore, la prima volta. Bisogna fare così, vedete che bel pesto verde che state facendo, perché il frullatore e le lame di acciaio ossidano il basilico, lo scaldano, e quindi guardate che... Scusa Gianmarco, posso solo un attimino? Vi faccio vedere una cosa, ve lo alzo, guardate il colore che ha il pesto fatto così, cioè, lo vedete? Cioè, è verde. Scusa Gianmarco, non volevo farti perdere tempo, bravo. Francesco, anche tu vedo che stai procedendo alla grande, mi raccomando, hai già messo tutto, sal. A posto, assaggiatelo. Tu Davide? Manca solo l'olio e poi abbiamo fatto. Manca solo l'olio e poi abbiamo fatto. Quanto manca di tempo? 5 minuti, quindi 5 minuti di tempo ne avete ancora alla grande. Cioè, tu sei qua a fare il tifo per chi? Letizia. La tua fidanzata? Prima hai partecipato tu, poi lei. Bello. Oh, speriamo Letizia che cioè, ti vada meglio, dai, ce la puoi fare. Sei qui? C'è il tuo papà qui? Marco? Fai tipo per Marco allora. Dai, digli qualcosa. Papino, ti devi mettere tutta! Che bello, facciamogli un applauso! Ma che belli sono i bambini! Hai sentito Marco? Oh, ti devi impegnare, eh! Non ce la fai più! Ma è emozionato! Ti è emozionato, va bene, dai, sono emozioni positive queste! Allora, ragazzi, mi raccomando, perché adesso siete a un punto cruciale, non esagerate con il formaggio, perché sennò il vostro bel verde, quel bel pesto verde che state facendo, diventa marrone. Quindi mi raccomando, è proprio un lavoro di dosi, di percentuali, bisogna stare attenti a non esagerare, tutto deve essere equilibrato. Oh, sembra un wasabi per adesso questo pesto, però pian piano con l'aggiunta dell'olio sicuramente verrà una cosa squisita, sono sicuro. Mi raccomando anche il sapore, perché non esagerate col sale, ma ovviamente anche non malsalato, perché poi i giudici dovranno assaggiarlo e stabilire quale tra questi 20 sarà il migliore. Vi ricordo che il vincitore di questo pressure test andrà direttamente in finale, dove farà una mystery box. Ovviamente sarà giudicato dal mitico Bruno Barbieri, quindi insomma, cioè mica lo serve da poco, cioè il numero uno direi in Italia e probabilmente uno dei migliori al mondo. Un'altra cosa che, solo per mettermi un po' sulle spine concorrenti, chi vince, mancano 3 minuti intanto mi dicono, chi vince la sfida finale con Bruno vincerà il cappello autografato, cioè il cappello di Masterchef autografato da Bruno Barbieri, cioè mica è uno scherzo ragazzi. Allora, mancano meno di 3 minuti, come va Anna Maria? Benissimo, quindi adesso attenta perché ho visto un pezzettino di pinolo che girava, mi raccomando. Abbiamo tempo, curiamolo. mi odiano i fotografi. Facciamo un applauso a questi ragazzi, bravissimi, a tutti i ragazzi che stanno lavorando per questa giornata bellissima. Davvero, grazie a tutti. Allora, quanto manca così? 2 minuti, ancora 2 minuti. Vedo che qualcuno sta andando alla grande, qualcuno un po' meno e qualcuno probabilmente potrebbe avere un po' rovinato il lavoro che aveva fatto all'inizio. Intanto anche Daniele, lo chef, sta dietro, scruta, guarda. Io devo dire che comunque vedo dei bei colorini. L'azione che si compie con il pestello è fondamentale. Allora direi a questo punto mettiamo su 2 trofie che poi ci mangiamo un po' di pasta tutti insieme. Allora, manca davvero poco, quindi mi raccomando, vi invito a assaggiarlo il pesto, assaggiarlo, perché se non va bene di sapore,
potrà anche essere il pesto più bello del mondo, ma poi sono cavoli amari. Un'altra cosa è che quando finiamo, quando dirò mani in alto è come una rapina, sulle mani e non si tocca più niente. Quanto manca? Un minuto. Allora, ancora un minuto, un minuto di tempo, poi stop, quel che è fatto. Sento il tifo lì dietro per Daniele. Dano? Scusami. Oh, Daniele, c'hai il tifo, Abbastanza. Abbastanza. Siete quanti? Uno, due, tre. E gridateli un vai Dano. Vai Dano! Bello così, mi piace. Mancano 20 secondi. Allora, 20 secondi, 20 secondi. Dai, più. Fatemi sentire il tifo, fatemi sentire il tifo. E allora tutti insieme, iniziamo, perché adesso manca pochissimo, mancano 10 secondi, allora tutti insieme 10, 9, insieme 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sulle mani, stop, bravi, bravi, un bel applauso. Bravi, oh che belle scene, si abbracciano, ma che bello è, oh. Bravi, davvero ho visto delle belle cose, complimenti, sarà difficile per i giudici. Allora a questo punto infatti avete terminato la prova, chiamiamo i giudici, un bel applauso per i nostri tre giudici che dovranno giudicare il pesto. Dove sono? Eccolo qui, ciao, come ti chiami? Gianluca. Che vocione Gianluca, sei di Roma? Roma. Come ti chiami? Francesco. Di Roma? Sì. Come ti chiami? Melissa, tu sei ligure, giusto? Mezza ligure, sì. Mezza ligure e mezza? Roma, però. Mezza Roma, perfetto, quindi di pesto te ne intendi? Un po'. Un po', va bene, dai. Allora, iniziamo con gli assaggi. E chiedo gentilmente i cucchiaini, non so dove sono, per l'assaggio. Daniele, scusa, ti chiedo i cucchiai per l'assaggio, grazie mille. Allora, ragazzi, cucchiaino a testa, prego, prendete anche un tovagliolo, anche due se ve ne servono, mi raccomando non toccate niente, ok, hai preso il tovagliolo? Allora prendine uno pulito, dai che è caduto, ah, ce l'hai, perfetto. Allora adesso come facciamo, come procediamo? Scusate, grazie, sì. Allora passate pian piano davanti a tutti, insieme a me ovviamente, assaggiate il pesto, prego, mettetevi pure qui e anche un po' meno, nel senso che sennò ora che è arrivata la fine non ce la fate più, assaggiatelo, state qui pian pianino. Allora tu sei, ricordami il nome? Maria. No, aspettate, allora avete assaggiato quello di Maria, avete già una faccia particolare, cosa c'è? Troppo aglio. Aglio è anche poi filmato. Quanto aglio hai messo, Maria? Meno della metà, però probabilmente ce n'era troppo per il basilico, quindi ne andava un po' meno, quindi molto aglioso. Va bene, sale come siamo, a posto? Ci sta? Sì, sì. Avrei usato un pochetto di meno, visto da quantitativo di aglio. No, se mi andava. Ok, quindi un po' troppo aglio, diciamo, ecco. Come ti chiami, scusa? Daniela, perfetto. Allora, è il turno del pesto di Daniela. Allora, giudichiamo anche un po' il colore, com'è. Io direi che questo è molto ben amalgamato. Quello di Daniela come vi sembra? Io sento molto sale. Molto sale. Molto salato. Anche per te? Sì, però il colore mi piace molto. Nel complesso consistenza, colore va bene, però molto salato. Quindi ottimo colore, ottima consistenza, un po' troppo sale. Brava, facciamogli un applauso, dai. Allora, togliamo questo così facilitiamo l'assaggio. E c'è un po' di tumore. Ok.